un mio compagno di corso, sardo, che siccome non ha trovato un alloggio a Firenze per le sue facoltà economiche, ha preso casa a Pistoia. Quindi lui dalla Sardegna arriva fino a Pistoia e poi ha fatto l'abbonamento al treno da Pistoia a Firenze. È già diventata una città solo per ricchi, per gli studenti universitari uguale, devi provenire da famiglia benestante perché studiare qua è impossibile. Cioè è impossibile nella misura in cui provieni da una famiglia normale. E ultimamente ci siamo ritrovati a ricevere proprio come se fossimo, diciamo, un ufficio, lamentele di studenti e studentesse che non riescono a trovare un alloggio, sono stati esclusi dalle graduatorie del DSU, comunque si ritrovano in questo mercato degli affitti, diciamo a nero, comunque molto complicato da trovare a Firenze. Rimettere al centro della politica le cose importanti, i diritti delle persone che partono a partire dallo studio, alla casa, al lavoro, alla salute. Questo noi chiediamo e lo chiediamo in questo caso al Comune di Firenze, alla Regione, perché penso che quello che sta accadendo sia inaccettabile. No, ho un affitto regolare, però ho avuto molti problemi per trovare una casa con un affitto basso, o meno non basso, cioè opportuno per la mia situazione. E soprattutto quando l'anno scorso poi sono venuto qui per vedere le case che avevo visto sui siti con cui avevo preso appuntamento non corrispondevano con quello con cui mi ero immaginato. Questa situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che il DSU, l'azienda regionale per il diritto allo studio, che offre da sempre posti alloggio per gli studenti, quest'anno ha visto una drastica diminuzione dei posti alloggio a causa di lavori nelle due principali residenze a Firenze. Questo ha creato, diciamo, molti studenti rimasti fuori dalle graduatorie e, diciamo, è un problema che va risolto. Non possiamo costellare la nostra città di student hotel o di hub, social hub, come si chiamano adesso, che sono solamente luoghi dove possono soggiornare persone che si possano permettere affitti di 800-900 euro per un posto letto. Noi siamo convinti che le risorse anche che arriveranno dal PNRR, dal PINQUA, non siano sufficienti se non c'è dietro un'analisi reale dei fabbisogni delle persone. E quindi pensiamo che se serve fare anche alleanza con il privato e che vengano destinati degli alloggi ai ragazzi.